Grazie Presidente. Siamo finalmente arrivati in aula. Sono passati quasi 4 anni da quando abbiamo depositato la nostra proposta sul fine vita, che è stata la prima di questa legislatura, e a questa ne sono seguite altre 15, a dimostrare quanto questo argomento sia sentito, seppur con le differenti sfaccettature, le differenti visioni da molti colleghi e da molti gruppi politici. I lavori di commissione sono iniziati più di un anno fa e quindi non stiamo legiferando sull'onda di un'emozione, come diceva qualche collega poco fa, ma dopo un lavoro lungo ed approfondito. C'è stato un lungo percorso di audizioni, c'è stato un importante lavoro del Comitato Ristretto. E il testo unico che è seguito, che è scaturito dal lavoro del Comitato Ristretto, penso che sia importante ricordarlo, è stato votato dall'unanimità della Commissione. A questo è seguito poi un lungo dibattito sugli emendamenti, a tratti anche molto acceso, che ha portato ai numerosi rinvii che sappiamo. Oggi finalmente il testo arriva in aula per iniziare la parte conclusiva dei lavori. Ci sono ancora diversi punti di questa proposta che noi riteniamo possano essere migliorati e debbano essere migliorati, ma comunque quello da cui partiamo è un testo condiviso, e finalmente vediamo un traguardo importante a portata di mano. Per questo io penso che dovremmo provare a proseguire i lavori con un altro punto di vista, con un'altra ottica, non più guardandolo con gli occhi del politico, ma con quelle di chi questa proposta la sta aspettando da troppo tempo. In questi mesi ci siamo persi in definizioni e tecnicismi, cosa possa o non possa essere considerato trattamento sanitario, quando la volontà della persona debbono essere rispettate e quando no, se il medico debba avere una sua autonomia decisionale anche quando questa è in contrasto con la volontà del paziente. Quando inizi l'efficacia delle disposizioni anticipate di trattamento e se esse devono essere considerate vincolanti o orientative. Ci siamo persi in dettagli e sul senso di singole parole, per carità, importantissimi in un testo come questo. Ci siamo spesso fatti trascinare, non sempre, ma spesso fatti trascinare da ideologie, irrigiditi su posizioni precostituite, magari ereditate dal dibattito della scorsa legislatura, e a mio avviso abbiamo perso di vista le persone per cui stiamo scrivendo questa legge. Questa, più di tutte le altre proposte, non deve essere una legge scritta per i partiti. Questa è una legge che dobbiamo approvare per le persone. Persone malate che si avvicinano alla fine della loro vita, spesso con grandi sofferenze. Perché è di questo che stiamo parlando. Del diritto delle persone di morire nella maniera che ritengono più dignitosa e senza soffrire. Per troppi anni il Parlamento italiano si è sostituito alla responsabilità per troppi anni il Parlamento italiano si è sottratto alla responsabilità di dare una risposta a questi malati. Perché questi temi sono divisivi, perché appunto, come si è detto, non si può lavorare a caldo dell'onda emotiva dei fatti di cronaca. Così per troppi anni il legislatore ha delegato ad altri il suo compito, lasciando ai giudici la facoltà di concedere o negare un diritto. Per troppi anni si sono anteposti gli equilibri politici di fragili maggioranze, posizioni ideologiche, l'inseguimento di un elettorato cattolico o laico, la necessità di darsi un'identità con anacronistiche battaglie di bandiera ai diritti e alla dignità delle persone che si avvicinano alla morte. Forse è superfluo ricordare quanto l'Italia è in ritardo, non solo rispetto all'Europa, ma rispetto al resto del mondo, per quanto riguarda il tema del fine vita. La prima legge sul biotestamento è stata approvata addirittura 40 anni fa in California, nel 1976. Nel 1995 è stata approvata la prima legge in Spagna. Nel 2001-2002, rispettivamente in Olanda e in Belgio, poi in Francia, Svizzera, Norvegia e così via. Sono trascorsi 10 anni dalla morte di Piergiorgio Welby, 8 anni da quella di Eluana Englaro e ancora il nostro Parlamento non ha trovato il coraggio di approvare una legge sul fine vita. Penso che sia arrivato il momento. Penso che sia il momento di spogliarci di ideologie, di politicismi, di strategie e battaglie di bandiera. Che hanno bloccato il Parlamento per tutti questi anni e assumerci le nostre responsabilità. In questi giorni ho sentito più volte invocare il rispetto di una maggioranza di governo, ma una proposta come questa deve essere approvata
dalla più ampia condivisione possibile e senza intromissioni da parte del governo o ricatti da parte dei partiti di maggioranza. Ci dimentichiamo troppo spesso che l'Italia è una repubblica parlamentare, è il Parlamento e non il governo che fa le leggi. Questa è la prima volta da quando sono entrato in quest'Aula che vedo il Parlamento riprendersi la sua dignità e fare il suo lavoro, non ratificare decreti, non dare deleghe in bianco, ma affrontare un'importante e urgente proposta di iniziativa parlamentare con un'ampia maggioranza trasversale e un governo che giustamente si astiene. Ricordiamoci che non stiamo inventando nulla di nuovo, non saremo pionieri in questo campo. Anche una volta approvato il biotestamento, lasceremo senza una risposta centinaia di persone che ci chiedono una legge sull'eutanasia. Come hanno detto molti colleghi, il DJ Fabo avrebbe comunque dovuto andare in Svizzera per chiedere di essere assistito nel suicidio. Non possiamo continuare a tapparci gli occhi davanti alle loro richieste, non possiamo continuare a trattare questi malati come se fossero fuori legge, costretti a lunghi e faticosi viaggi oltre frontiera per trovare un po' di pace. Con questa proposta stiamo semplicemente riconoscendo diritti che già esistono, sanciti dalla Costituzione e scritti in molte sentenze, ma che ancora non sono esigibili da tutti. Fino ad oggi abbiamo lasciato colpevolmente queste decisioni nelle mani dei giudici o di singoli medici, ma non tutti i malati hanno la forza, i mezzi economici e il tempo per rivolgersi ad un giudice o per cercare un medico che sia disposto ad accompagnarli anche nella parte finale della loro esistenza. Voglio citare una parte dell'articolo 3 della nostra Carta Costituente che recita: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana». E quando parliamo di pieno sviluppo della persona umana dobbiamo pensarle a tutta la vita della persona, a dare dignità alla persona umana anche nella parte finale della sua vita. È quindi il nostro compito come legislatori rimuovere gli ostacoli che impediscono ai malati di essere informati in maniera completa ed esaustiva sul loro stato di salute e sulle alternative terapeutiche, che gli impediscono di iniziare un trattamento sanitario e interromperlo quando non sono più in grado di sopportare la loro condizione e le loro sofferenze. È nostro dovere rimuovere tutti gli ostacoli che impediscono a chi soffre di avere accesso a cure palliative, di essere accompagnato fino alla fine con una sedazione palliativa profonda. È nostro dovere far sì che ogni persona veda rispettate le proprie volontà anche quando non è più in grado di esigerle autonomamente. Ognuno di noi qua dentro, in quest'aula, ha una sua etica, un credo religioso, una visione della vita e della morte ovviamente diverse da quelle di tutti gli altri. Ma in questo momento noi siamo legislatori di uno Stato laico ed è nostro compito lasciare fuori da quest'aula i nostri preconcetti e i nostri valori morali. Nessuno si può arrogare il diritto di imporre la propria etica ad un altro. Nessuno può costringere una persona a continuare a patire sofferenze insopportabili perché la nostra visione, e non la sua, ci dice che sarebbe giusto. Nessuno può costringere un paziente ad essere sottoposto ad un trattamento sanitario contro la sua volontà, con la forza. Sarebbe una tortura e penso che nessuno in quest'Aula sia veramente così crudele, ma continuando a rimandare l'approvazione di una proposta di legge sul fine vita o tentando di svuotarla per renderla inefficace, state facendo esattamente questo, imporre la vostra etica ad altri, negare ai malati i loro diritti. In Commissione abbiamo sentito toni molto accesi, accuse strumentali e fuori luogo, tentativi di perdere tempo per rimandare sine die all'arrivo in aula della proposta. Mi auguro che il dibattito di oggi potrà essere invece costruttivo e che tutti i gruppi vogliano partecipare, ognuno dal suo punto di vista, al miglioramento del testo. Ora ho visto che è stata presentata una pregiudiziale e 3 richieste di sospensiva, quindi vedo già che stiamo partendo con il piede sbagliato. Ma quello che spero, sopra ogni altra cosa, è che il dibattito sia rispettoso nei toni e nei contenuti, non tanto dei colleghi e del lavoro svolto, quanto delle persone che fuori da quest'Aula stanno aspettando di vedere garantiti i loro diritti. Colleghi, il compito che ci aspetta non è così gravoso come potrebbe sembrare. Non siamo noi che dobbiamo decidere della vita e della morte degli altri. Dobbiamo semplicemente dare ad ognuno gli strumenti per decidere per se stesso. Grazie. Grazie Presidente. Finalmente siamo arrivati in aula, finalmente il testamento biologico è approvato in aula. E sì, perché di come sia stato lungo e in parte travagliato l'iter di questa così delicata proposta di legge lo sappiamo tutti ormai.
Dopo circa un anno di lavoro in commissione, sarebbe dovuta arrivare in aula il 30 gennaio, poi rimandata al 15 febbraio, poi di nuovo al 27 e infine al 13 marzo, oggi. Ammettiamolo, al di là delle motivazioni che ognuno vuole dare e che sono convinta crede essere anche legittime, dobbiamo essere sinceri, non è stato un bel messaggio quello che abbiamo dato al Paese, ai cittadini e alle persone che ci chiedevano una risposta e una presa di responsabilità. Più volte qualcuno ha detto che non bisogna seguire l'emotività portata dagli ultimi eventi tristemente noti che tutti noi abbiamo conosciuto attraverso i media e i vari appelli. Ed è questo un principio che potrei anche condividere se avessimo iniziato a lavorare in seguito a tali eventi. Ma visto come sono andate le cose, penso in realtà che tutti noi, nessuno escluso, ne usciamo un po' sconfitti. E sì, perché avendo iniziato il nostro lavoro molto tempo prima, è demoralizzante, ancora una volta, non riuscire a dare risposte tempestive, anzi a garantire i diritti a coloro che di sofferenze nella propria vita ne hanno già vissute tante e vorrebbero solo poter decidere di se stessi. Ed ancora più demoralizzante se si pensa che in realtà si sta parlando di questo tema non solamente da un anno con il lavoro in commissione, ma da decenni nella società e da legislature in Parlamento. Anche per questo che appena eletti abbiamo deciso di presentare subito una proposta di legge sul fine vita. È stata la prima proposta di legge al riguardo di questa legislatura, presentata il 4 giugno del 2013 a prima firma Mantero. Nonostante questo, abbiamo comunque voluto continuare ad approfondire e a confrontarci ulteriormente con esperti, medici, associazioni e cittadini, dando così vita ad una seconda proposta di legge firmata da tutti i deputati del Movimento 5 Stelle, l'ultima in ordine cronologico, questa quasi a voler chiudere un cerchio. Non vi nascondo che quando abbiamo iniziato la discussione in commissione provavo un senso di emozione e paura. Emozione perché, indipendentemente da come andrà a finire, avere l'opportunità di poter parlare di questi temi così delicati e sentiti è sempre un onore e una responsabilità. E più il testo di legge prende forma e più pensi che sì, forse questo è il momento giusto e percepisci l'importanza storica e sociale di quello che stai facendo. E dall'altra invece la paura non solo di assistere, ma anche di essere protagonista di una discussione in realtà già stabilita, perché chiusa in preconcetti dove ogni persona ha già una sua idea o è rappresentante di un'ideologia rigida che non ti permette di ascoltare ed evolvere. Beh, che dire, è stata una vera sorpresa ed un vero piacere essere contraddetti. Quando abbiamo iniziato il lavoro in comitato ristretto con l'intento di unire ben 16 proposte di legge diverse presentate sul tema e dare così origine al testo base, il clima è stato ottimale e a mio avviso degno dell'argomento che si stava trattando. Scusi, allora Giordano. Prego. E per questo ancora una volta ringrazio tutti i colleghi che ne hanno preso parte, perché purtroppo non tutti hanno voluto parteciparvi. Anzi, Presidente, mi scusi per la piccola digressione, ma vorrei ricordare a tutti cosa sia un comitato ristretto. E riprendo proprio il regolamento della Camera, l'articolo 79,9. La Commissione può nominare un comitato ristretto composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. So, Presidente, che può sembrare superfluo, soprattutto perché ormai tutti noi lo dovremmo sapere, ma visto che c'è stato anche chi ha voluto dichiarare in risposta ai comitati ristretti all'importante lavoro che vi è stato svolto, che le leggi si fanno in commissione e poi in aula, non in conventicole ristrette dove una super maggioranza PD 5 Stelle fa e disfa la tela sulla vita delle persone, mi sembrava giusto, al di là della posizione politica, per poter rammentare di cosa parliamo e come lavorano le commissioni, anche se di chi ha affermato ciò è una persona che ha molta più esperienza di me, come il collega Pagano della Lega, e sono convinta che abbia avuto in quel momento solo un piccolo momento di confusione che capita a tutti. Purtroppo però è stato proprio questo atteggiamento di chiusura da parte di alcuni che non ha permesso di mantenere lo stesso livello di dibattito che con i colleghi di più parti politiche, a prescindere dalla posizione, eravamo invece riusciti ad ottenere fin dall'inizio, nonostante le differenti posizioni, appunto. E non mi riferisco al botta e risposta più volte sentito e riportato dai media, sia all'interno della Commissione Affari Sociali, si sia fatto o meno ostruzionismo, o se si sia voluto o meno prendere più tempo, rallentare i lavori e puntare al rinvio dell'approdo in aula della legge. Ogni singolo deputato ha il sacrosanto diritto di agire come ritiene più opportuno in base alle proprie convinzioni, ma una cosa è avere un'idea diversa e una cosa è fare della Commissione il proprio show, dando così vita a discorsi alquanto folcloristici. Perché, Presidente, affermare, e leggo il resoconto della seduta di Commissione del giorno giovedì
19 gennaio che tali atteggiamenti, quelli che hanno portato poi al testo base, sono conseguenza di un progetto globale, quasi una sorta di complotto finalizzato a destrutturare antropologicamente l'umanità che si intende realizzare distruggendo economicamente il ceto medio e promuovendo droghe, aborto, eutanasia, sterilizzazioni di massa, libertà di gioco e prostituzione. Beh, che dire? Ovviamente sì, i miei genitori mi hanno fatto nascere proprio per dar adito e far continuare questo progetto globale. Hanno avuto un piccolo errore, un piccolo sbaglio cronologico, perché mi hanno fatto nascere 8 anni dopo l'approvazione della proposta di legge sull'aborto, però che dire, nessuno è perfetto. Beh, Presidente, certi interventi avremmo potuto chiaramente risparmiarceli, ma evidentemente non era nella volontà di tutti farlo, purtroppo. Ma torniamo ad argomenti seri, torniamo alla legge. Lo ripetiamo anche qui, alcune cose possono sicuramente essere migliorate ed alcune tolte, tra cui riferimento alla deontologia professionale, ma avrò in modo, discutendo degli emendamenti, di far capire il perché affermo ciò. Ma a noi questa legge convince. Abbiamo votato l'adozione del testo base al termine del comitato ristretto, abbiamo votato il mandato al relatore al termine della votazione degli emendamenti in commissione e siamo pronti e convinti a votarlo favorevolmente anche in aula se restano chiari e definiti determinati paletti. Libertà di poter scegliere del proprio corpo, nutrizione e idratazione artificiali quali trattamento sanitario, e ripeto, nutrizione e idratazione artificiale quali trattamento sanitario, vincolatività delle volontà del paziente. Questi punti per noi principali. Poi, ovvio, altre cose vorremmo modificarle e a nostro avviso migliorarle, e ci proveremo con gli emendamenti in aula, ma va data ai cittadini una legge degna di un paese civile che dia risposte e garanzie, ed è per questo che ripetiamo che se i paletti restano formulati così come lo sono nel testo, non parliamone poi se vengono anche migliorati, quindi come sono nel testo che approda in aula, noi ci siamo. E mi dispiace deludere alcuni deputati che non vedono l'ora di ripetere nuovamente: ecco la nuova maggioranza, alleanza sotto banco PD Movimento 5 Stelle, o ancora, questa mi è piaciuta particolarmente, la nuova sigla PDM 5S, che in realtà vuol dire Partito della Morte a 5 Stelle. Comunque, al di là di tutto, mi dispiace deludere questi colleghi, ma il noi ci siamo non è un messaggio, non me ne voglia, per il PD, non è un messaggio politico, ma è un messaggio di responsabilità che rivolgo ai cittadini, a tutti quei cittadini che sono stanchi di aspettare che arrivi al governo la giusta coalizione che sarà unanimemente d'accordo sui diritti, ed anche a tutti quei cittadini che sono stanchi di vedere cambiamenti di posizione dei loro rappresentanti politici solo perché seguono l'onda dei sondaggi. Non è più il momento per perdere un'occasione di questa portata, quindi smettiamola di nasconderci tra linee di partito e voti segreti, ma soprattutto smettiamola di nasconderci dietro la religione. Non è la religione ad essere responsabile di questo ritardo tutto italiano, non è colpa della religione se le persone sono costrette a fare viaggi della morte altrove. Non è colpa della religione se le persone che sanno che non potranno più poter scegliere del proprio corpo preferiscono direttamente non iniziare nessuna terapia. È colpa nostra, è colpa del fatto che utilizziamo la religione per campagna elettorale. Facciamo della sfera privata per antonomasia un manifesto pubblico che a volte usiamo come arma e a volte come scudo, dimenticandoci che personalmente possiamo essere di qualunque religione, ma che lo Stato che rappresentiamo è uno Stato laico. In più, Presidente, stamattina in vari telegiornali si è sentito un po' di tutto e si fa molta confusione. Forse non ci siamo spiegati bene, ma cerco di utilizzare questi minuti che ho ancora a disposizione per chiarire alcuni punti o comunque rispondere ad alcune domande. Ad esempio, una delle domande che viene più volte fatta ed è stata in parte anche oggi ripetuta è: può lo Stato regolamentare anche il fine vita? Il discorso è che la nostra posizione è proprio, la risposta è del tutto negativa. No, non può lo Stato regolamentare il fine vita, ed è per questo che dobbiamo lasciare la libertà ai cittadini di scegliere il proprio corpo e di se stessi, perché non facendo una legge che permetta ai cittadini di scegliere autonomamente della propria vita, che si rischia di regolamentare il fine vita e di intrometterci anche nella loro parte finale, nella parte finale della loro vita, perché non facendo una legge del genere si costringe la persona o a rifiutare
in anticipo le cure, qualunque tipo di cura, o ad essere costretto a mantenersi in uno stato di pseudovita che non accetta più. Quindi no, lo Stato non si può prendere la briga di regolamentare il fine vita, deve scegliere la singola persona. E in più, vabbè, l'accelerazione sull'onda emotiva penso che l'abbiamo più volte chiarita, e chi, se lo dicono i media, sono a mio avviso caduti in confusione, ma se lo dice qualche deputato che siamo andati sull'onda emotiva, beh, o non ha partecipato ai lavori di commissione o vuole approfittare e dare maggiore, ancora più confusione a chi purtroppo non può seguire tutti, giorno per giorno, i nostri lavori. Mi dispiace molto sentire, soprattutto i medici o comunque persone che dichiarano che con questa legge il medico diventa un mero esecutore, perché in realtà, e questo devo dare adito al presidente Marazziti, l'articolo 4 l'abbiamo fatto proprio per evitare che il medico venga visto in tale modo, anzi il medico assume un'importanza che in nessuna legge gli viene data come quella che stiamo facendo adesso, cioè un'alleanza, una pianificazione delle cure. Il medico non viene vista più una pianificazione condivisa delle cure, il medico non è colui che è in contrapposizione al paziente, ma è colui che lo affianca, lo informa e lo aiuta a superare e comunque a fronteggiare un momento delicatissimo della vita del malato, ed è una cosa diversa dalle DAT, eppure qui andarle a confondere non è un atto molto intelligente. Poi l'abbandono terapeutico. Tutti dicono che si abbandona il paziente nel momento in cui il paziente decide di non voler continuare le cure o di volerle interrompere. L'abbiamo chiaramente disciplinato all'articolo 1,6, quando diciamo il rifiuto del trattamento sanitario indicato dal medico, la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui è la legge 15 marzo 2010 numero 38. In più, Presidente, nutrizione e alimentazioni artificiali. È, secondo me, di cattiva fede sentir dire ogni volta che stiamo parlando di acqua e cibo, perché non stiamo parlando di quello. Nutrizione e alimentazioni artificiali vengono dati per prescrizione medica e spesso sono preparati i medici. In più, non mettiamoci solo dalla parte del medico. Io capisco che in questa legge è importante ogni volta iniziare la discussione dicendo, e lo dico da medico e lo affermo da medico, ma incominciamo a metterci un attimo dalla parte del paziente, che è un po' la razza che abbiamo cercato di mantenere nel dibattito in commissione. Andiamola a chiedere al paziente che ha avuto la PEG, come ha detto giustamente la collega Amato prima, che nel gergo è il buco allo stomaco, oppure che continua a essere alimentato artificialmente attraverso sondino, se considerano tali trattamenti come trattamenti sanitari o meno, se lo considerano come se stessero andando a sedersi a tavola a mangiare la pasta al sugo, o se invece lo vedono come un trattamento sanitario a tutti gli effetti, che spesso, Presidente, non solo può essere rischioso, ma comporta comunque nella quotidianità determinati effetti collaterali che il paziente li considera come trattamenti sanitari. Quindi, e poi concordo con quanto ha affermato la relatrice Lenzi all'inizio, in ogni caso il dettato costituzionale ci permette e ci dà il diritto di rifiutare anche tali trattamenti, indipendentemente da come vogliono essere dichiarati e classificati. Infine, Presidente, per noi un punto importante è la sedazione continua palliativa profonda. Su questo c'è stato molto dibattito. Chiariamo, non si parla di eutanasia e non si parla come non se ne parla in tutto il testo della legge. Comunque, per sedazione palliativa profonda continua si intende la somministrazione di farmaci che riducono fino ad annullarla la coscienza del paziente allo scopo di alleviare il dolore e il sintomo refrattario fisico o psichico intollerabile per il paziente. La sedazione profonda non è un trattamento che abbrevia la vita. Dalla letteratura medica risulta che la durata media della sopravvivenza dei pazienti sedati in fase terminale non differisce da quella dei pazienti non sedati, e in uno studio del 2003 è risultato che i pazienti sedati per un periodo superiore alla settimana prima del decesso, in condizioni di tranquillità e posti da un punto di vista fisiologico in una condizione di maggiore stabilità, sono sopravvissuti più a lungo rispetto a quelli non sedati. È stata pubblicata sulla Cochrane Review in tema di sedazione profonda palliativa una revisione sistematica che conferma che i pazienti così sedati non hanno una sopravvivenza minore rispetto quindi ai pazienti non sedati, e la stessa Pontificia Accademia per la Vita, già
precedentemente richiamata, con una dichiarazione del 9 dicembre 2000 ha distinto tra procurare la morte e permettere la morte. La tutela della vita e della dignità umana impongono il rifiuto dell'accanimento terapeutico e, nell'imminenza della morte, l'autorità ecclesiastica afferma la liceità della decisione di rinunciare a trattamenti che procurerebbero soltanto un prolungamento precario e penoso della vita. E, Presidente, su questo c'è stato un grosso dibattito, anche perché, pur se nella stessa direzione, c'è chi afferma che è superfluo ripeterlo perché già con la legge 38 del 2010 se ne parla, e chi invece come noi pensa che, visto che nella legge del 2010 sulle cure palliative non c'è un riferimento esplicito, sarebbe meglio poterlo esplicitarlo in questa legge, perché permette così al paziente un'esigibilità del diritto che altrimenti non è permessa, e bisogna stare al buon senso del medico che si ritrova, e a questo punto non sono convinta che possa sempre rispettare la volontà e la direzione che si sta prendendo. Infine, Presidente, concludo. Oggi in una trasmissione televisiva ho ascoltato un medico che affermava che sì, è giusto rispettare le volontà del paziente anche quando questi purtroppo non è più capace di intendere e di volere. Ma se ad esempio questo paziente all'improvviso non è più capace di intendere e di volere, prima aveva richiesto di non essere in alcun modo, di non essere sottoposto ad alcun trattamento sanitario, e poi il medico si ritrova a dover lasciarlo andare davanti ai parenti, non è rispettoso nei confronti dei parenti. Quindi la conclusione è che bisogna rispettare i parenti, bisogna rispettare la volontà del medico, bisogna rispettare la scienza, bisogna rispettare la religione, bisogna rispettare tutti, ma la volontà del paziente no. Quindi questa per noi è una posizione inaccettabile, Presidente, ma penso che lo sia per tutti in realtà, anche se ogni tanto qualcuno la vuole mascherare per una campagna elettorale prossima. Ma il nostro compito è quello di rispettare finalmente le volontà del malato e far capire che il Parlamento è finalmente pronto a prendersi questa responsabilità. Grazie.